dispiace perché abbiamo preso una palla inattiva dove li alleniamo anche molto, quindi e dispiace anche perché siamo anche riusciti a riprenderla subito e ad avere anche altre occasioni in area su palla inattiva anche noi, con Calanca, anche con Fora che tra in mezzo alla mischia. Dispiace perché abbiamo fatto anche un buon primo tempo e tutti insieme ci siamo messi lì a cercare di riprenderla, non è stato facile. Poi il San Marino è una buona squadra dove gioca un buon calcio. Sicuramente dobbiamo migliorare anche il secondo tempo quando rientriamo, che dobbiamo fare di più. Le più cattiveria, io ho avuto anche una palla dove ho cacciato in porta, poi oggi non ci ha girato anche molto bene. Anche sul fatto di Rossini, dove l'arbitro, visto che aveva il fischietto in bocca, stava per fischiare, poi non ha più fischiato e si è girata così oggi. Faccio quello che mi dice il mister, a me piace più venire anche a prendere palla e trovare il palleggio, però c'è una partita in cui dove il mister mi chiede di alzarmi, di andarmi con l'altezza, di andarmi a giocare le seconde palle e di andare a spezzare la palla per le punte. Credo sempre che bisogna analizzare quello che si può migliorare. Sicuramente in queste due ultime partite i secondi tempi sono da rimettere a posto. Dobbiamo capire il perché. Creiamo tanto come domenica scorsa, anche questa domenica al primo tempo, secondo tempo un po' meno. C'è sempre il merito anche dell'avversario che sicuramente ci ha dato filo da torcere. Poi è un peccato, ma ritengo che sia un buon punto. Loro hanno fatto sul primo hanno fatto un blocco sul marcatore di Deste e l'hanno liberato. Abbiamo un po' sbagliato noi sulle posizioni sul secondo palo dei cercatori di palla, magari potevamo fare meglio. Dopo purtroppo non ha dato lo stesso esito il nostro schema, dove c'è stato un batti e ribatti in area e non siamo riusciti a metterla dentro. E sulla mano non mi esprimo perché non l'ho vista, quindi direi assolutamente una cosa che non ho visto. Sul discorso di Rossini, sicuramente è stato cinturato e capisco che sia difficile fischiare un rigore al 93esimo, ma credo che effettivamente c'erano gli estremi. Oggi mi è piaciuto molto, per fare un nome, Nicolò Verza, che secondo me ha fatto una grandissima partita. Mi è piaciuto poco, vado a casa riflettendo sui nostri secondi tempi delle ultime due partite.